L'Ancona batte 2-0 l'Empoli e manda in soffitta, almeno per ora, i sogni di gloria dei toscani, raggiungendo il Torino in terza posizione a un solo punto dalla coppia di testa, Frosinone e Brescia. Squadre schierate con uno speculare 4-4-2, i dorici recuperano in extremis l'acciaccato Milani e si affidano alla coppia offensiva Colacone e Mastro Nunzio. Campilongo preferisce invece De Giorgio, Avannucchi, in attacco Saudati ed Er. Avvio sprint dei padroni di casa, carichi per le due vittorie consecutive e spinti dal pubblico del Del Conero. Già al quarto la prima avvisaglia con Bassi che in uscita anticipa Colacone. L'Ancona ci mette poco però per prendere in velocità l'Empoli, taglio perfetto all'ottavo per l'attaccante milanese e assist generoso per Mastro Nunzio che con un tocco sotto scavalca il numero 1 azzurro e sigla il suo terzo centro stagionale dopo la doppietta con l'Albino Leffe e le 19 reti del passato campionato. L'1-0 tramortisce gli ospiti che due minuti più tardi rischiano ancora, ma Miramontes non ha la stessa potenza e precisione della Vipera, nulla di fatto. Il possibile 1-2 risveglia però l'Empoli che alza i ritmi e si aggrappa ad Eder. Il brasiliano ci prova, prima sparando alto una palla sporca, vagante in area, poi concludendo su Da Costa una penetrazione in velocità impreparata alla difesa dorica. Le due squadre si affrontano a viso aperto e così le occasioni si alternano. Al 28esimo Mastro Nunzio va ancora in rete ma Brighi ravvisa correttamente la posizione di offside in partenza dell'attaccante. Il colpo di testa poco dopo di Tosto non spaventa i tifosi di casa che al 43esimo possono urlare ancora di gioia quando De Falco si inventa una pennellata perfetta per Colacone. Aggancio eccezionale in corsa e rasoterra vincente che brucia Bassi. 2-0 è partita di fatto messa in ghiacciaia. Nella ripresa l'Ancona ha il merito di non scomporsi o addormentarsi, anzi al secondo minuto Miramontes spaventa subito Bassi con un tiro cross. Campilongo invece butta nella mischia Fabbrini, Angella e Coralli nel tentativo di rivitalizzare la manovra toscana. L'Empoli migliora ma rimane sempre der dipendente con il brasiliano che le prova tutte. Si sbatte, corre, lotta e cerca di colpire da fuori due volte. Ma i problemi sono dietro, un errato disimpegno lancia infatti Mastro Nunzio in contropiede che trova la grandissima risposta di Bassi, bravo ad andar giù sul sinistro potente della Vipera a neutralizzare il possibile 0-3. L'Ancona cala la distanza, cresce invece il neoentrato Fabbrini, l'ultimo dell'Empoli ad arrendersi. Il prodotto del vivaio empolese classe 90, prima spaventa dalla distanza Da Costa, poi incendia i guantoni del numero 1 dorico, esaltandone la plasticità. Gli ultimi guizzi sono sempre di Eder e Fabbrini, ma finisce 2-0. L'Ancona centra la terza vittoria consecutiva a sapore i piani alti della classifica. L'Empoli invece incassa la seconda sconfitta su due in trasferta dopo la gara con il Torino e resta a centro classifica a 6 punti.